Ciao a tutti ragazzi e buona musica. Oggi impariamo tre modi per evolvere il blues. Bentornati ragazzi e buona musica. Come dicevo nell'introduzione, oggi vediamo tre modi per evolvere il blues. Nonostante nel sondaggio del canale nella sezione community fosse stato sorpassato da basso per chitarristi, alla fine il blues trionfa, perché il blues trionfa sempre, per così dire. A parte gli scherzi, oggi ci occupiamo di blues, vediamo come evolverlo e nei prossimi video approfondiremo anche gli altri argomenti. Fino ad oggi, quando abbiamo parlato di blues, l'abbiamo fatto riferendoci alla versione più semplice del blues, quella più basilare. Quindi, se fossimo stati per esempio in tonalità di re, avremmo fatto primo accordo, quarto e quinto, quindi re, mi, fa, sol, quarto accordo e la quinto, e tutti e tre gli accordi sarebbero diventati di settima. Nelle 12 battute, che è la, diciamo così, la struttura standard del blues, l'avremmo suddivisa in questo modo, quindi 4 battute di re settima, 3, 4, 1, 2, 3, sto facendo proprio base base, 4, quarto accordo, 5, 6, 7, 8, riga finale, 9, 10, 11 e 12. Quindi questo è proprio base base, lo sto facendo proprio in maniera semplicissima, sto andando anche abbastanza veloce perché sono argomenti che ho già trattato nei vecchi video. Se non sai di cosa sto parlando, vatti a vedere il video in cui mi riferisco al blues. Il primo modo per evolvere un po' il blues è quello di arricchire la sua progressione armonica. Allora, la prima cosa che si fa in genere è quello, invece di avere le prime quattro battute tutte statiche del primo accordo, si inserisce quello che è detto quick change. Quindi nella seconda battuta si mette il quarto accordo e viene fuori qualcosa del genere. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, quindi all'interno della seconda battuta vado a mettere il quarto accordo per creare un po' di movimento. Una cosa molto comune è quella di aggiungere dei cromatismi che mi portino agli accordi a cui io devo arrivare. Ti faccio un esempio. Se io dal primo accordo, in questo caso adesso sto accompagnando in re, ma non più con tonica sulla quinta corda, ma con tonica sulla sesta, quindi re settima fatto a tre voci. Se io devo accompagnare da questo re qua e devo andare al mio sol, che è il quarto accordo, questo, non ci andrò diretto, facciamo sol settima, facciamo solo a tre voci. Non ci vado diretto da qua a qua, ma ci vado creando un movimento con un cromatismo. Guarda, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Quindi cosa faccio? Sul battere del 4 faccio 1, 2, 3. Io devo arrivare al sol. Mi muovo un semitono ascendente o discendente, quindi in questo caso sto suonando sol diesis per arrivare al sol, oppure potrei fare anche sol bemolle. 1, 2, 3. Ok, vale in entrambi i sensi questa cosa. E la stessa cosa faccio quando torno al primo accordo dal quarto. Quindi 1, 2, 3, 4, cromatico al sol, sol. 1, 2, 3, cromatico per arrivare al re. 1, 2, 3. Poi posso creare anche un movimento, quindi dove lo metto? Lo metto sempre sul battere del 4. Posso creare sempre un movimento che mi renda il tutto meno statico anche quando sono sull'accordo, per esempio per due battute. Vado a farti sentire tutto insieme, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? In modo da creare del movimento. Allora, perché è possibile questa cosa? Questa cosa è possibile per via della sostituzione di tritono. Allora, se io prendo per esempio la nota di re e mi devo calcolare qual è il tritono di re, qual è l'intervallo di tritono di re, non faccio nient'altro che andare su di tre toni. Allora, da re a mi ho un tono, da mi a fa diesis un altro tono, da fa diesis a sol diesis ho tre toni. Quindi il tritono di re è sol diesis, che guarda caso dista un semitono dal sol, che era l'accordo a cui io dovevo arrivare. Quindi avrò 1, 2, 3, tritono, per poi arrivare al quarto accordo. E nello stesso modo funziona anche per tornare al primo. Dal sol, se io vado al do diesis o re bemolle,
e non è nient'altro che il tritono del quarto accordo. E quindi si incastra tutto in questo modo. Quindi sostanzialmente, te la faccio semplicissima, poi magari ci faccio, come dicevo, un video dedicato, ti puoi sempre muovere cromaticamente verso l'accordo di destinazione. Quindi la progressione iniziale diventa qualcosa del genere. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Quinto accordo. Questo in effetti è uno dei modi con cui i bassisti si aiutano per fare il walking bass. Se io per esempio parto da Re, vedi, mi muovo prima e dopo dell'accordo rispetto al quale devo arrivare. Questo è il modo più semplice. Poi chiaramente esistono tutte, oltre ai cromatismi, esistono anche le scale diatoniche, gli arpeggi e tante altre cose. Però per partire, per esempio, a fare anche un po' di walking bass, questa tecnica ti può aiutare. Un'altra cosa molto comune è quella di aggiungere delle estensioni che mi permettano di integrare delle altre tipologie di accordi. Cosa voglio dire? Te la spiego anche qua in maniera molto semplice. Se io faccio sempre il mio blues in Re, ok? E faccio Re settima, poi vado in La settima, ok? Se in La settima a tre voci io lo vado ad arricchire con, per esempio, la nona bemolle, e io suono questa posizione qua di La settima, quindi prendo La settima, la terza maggiore, la quinta e aggiungo la nona bemolle. In sostanza, io sto facendo, è vero che sto facendo un La settima con la nona bemolle, ma è l'equivalente, sono le stesse note di un accordo diminuito sostanzialmente. Un accordo diminuito in questo caso di Fa, è un Fa diminuito. Ora, questo accordo diminuito, l'accordo diminuito è un accordo particolare perché... perché è un accordo completamente simmetrico. Se io, siccome è un accordo formato da quattro voci, posso ottenere quattro rivolti dello stesso accordo. Se io mi sposto da questa forma qua di accordo, quindi io sono partito da La, poi lo faccio in forma ridotta sulle corde centrali e aggiungo la nona bemolle che sta, questa è la tonica, quindi la seconda minore o la nona bemolle è la stessa cosa sostanzialmente. Vado ad aggiungere praticamente al mio Sol, vado ad aggiungere il La bemolle. Ora, questo accordo qua, che in questo momento ha la tonica sull'indice, che è Fa, quindi questo qui è un Fa diminuito, se io lo sposto di un tono e mezzo, quindi in avanti o indietro, è uguale, nella stessa forma, con la stessa geometria, lo sposto avanti di un tono e mezzo, questo qua mi diventa un La bemolle diminuito, ok? Poi posso spostarlo ancora avanti di un altro tono e mezzo, e mi diventa un Si diminuito e mi diventa un Re diminuito, per poi tornare un Fa diminuito. Quindi è un accordo completamente simmetrico perché posso andarmi a, spostandomi sempre di un tono e mezzo, ottenere lo stesso accordo, e posso sfruttarla questa cosa quando suono. Quindi vediamo all'interno della mia struttura del blues in Re come potrei integrarli. Allora, Re 7. Sol 7. Guarda qua. Sol settima con la nona bemolle. Quindi io faccio non più Sol così, ma lo vado a suonare sulle corde centrali. Aggiungo la nona bemolle, che poi è la stessa nota che è la seconda minore, cioè è la stessa nota praticamente, si sta parlando sempre di un La bemolle. Quindi cosa faccio? Da Re, Sol, vedi? Li ho aggiunti qua all'interno della struttura, ho aggiunto due accordi diminuiti che non sono nient'altro. Uno è un Sol settima con la nona bemolle e un altro mi sono spostato di una terza minore, praticamente è il suo rivolto. Un'altra cosa usatissima è quella di aggiungere un turnaround all'interno del blues. Che cos'è in parole povere il turnaround? Il turnaround non è nient'altro che, se traduco letteralmente dall'inglese, turnaround, girare intorno. Girare intorno per tornare all'accordo di partenza. Ora, il turnaround è formato generalmente nella versione più semplice da primo, sesto, secondo, quinto. Ok? Se io te lo suono in Do maggiore con gli accordi da spiaggia, tu avrai primo, sesto, secondo, quinto, Do,
La minore, Re minore, Sol settima, bella, bella alta bionda, occhi celesti. E poi non vado avanti perché voglio mantenere una certa decenza su questo canale, però qualcuno di voi avrà riconosciuto la canzone. Quindi il turnaround non è nient'altro che la progressione primo, sesto, secondo, quinto. Se io adesso torno al mio blues di partenza, che era blues in re, e faccio per esempio sulla tonalità di re un primo, sesto, secondo, quinto, otterrei re, si minore, mi minore e la settima, ok? Con accordi a tre voci. Ora però dobbiamo trasformare tutti gli accordi in accordi di settima, perché nel blues c'è la tendenza a trasformare gli accordi in dominanti proprio per creare quella tensione, quella spinta che mi spinge all'accordo successivo, se no sarebbe tutto abbastanza statico. Quindi avrò questa sequenza che si trasforma in, prima era re, si minore, mi minore, la settima, adesso diventerà re settima, si settima, trasformato, mi settima, la settima. Quindi un pezzo che racchiude un po' tutti i concetti che vi ho appena spiegato è Someday After a While di Freddie King, poi rifatta anche dal buon Eric Clapton, che vi consiglio di andare ad ascoltare se non la conoscete. Io purtroppo non posso caricarvela perché sennò avrei problemi col copyright dal punto di vista di YouTube, della monetizzazione, eccetera. Comunque, andate ad ascoltarvela. La struttura della canzone però fa così. Allora fa re settima, sol, diminuito, diminuito con rivolto del diminuito, quindi che sarebbe sol con una bemolle, come abbiamo detto prima, diminuito, poi primo accordo, poi comincio col turnaround, però al turnaround, quindi al si settima, non ci vado dritto, ci vado con un cromatismo, guarda. Poi io devo andare dal si, devo andare al mi settima, ok? Che è il mio secondo. Ci vado anche qua con un cromatismo partendo un tono più avanti. Ok, quindi ho fatto. Poi dal mi devo andare alla settima, anche qua ci vado con un cromatismo, parto da un tono più su per arrivare alla settima. E poi vado a chiudere il giro. Re, sol, re, la. L'altro sistema per evolvere il blues in maniera veramente efficace anche dal punto di vista improvvisativo è quello di integrare le scale pentatoniche maggiori con le pentatoniche minori. Ve l'avranno già detto in un milione di video, ma se noi andiamo per esempio ad analizzare il fraseggio che ho suonato all'inizio del video, che è preso dal brano I'm Tore Down, sempre di Freddie King. Oggi sono scimmiato con Freddie King, portate pazienza. Allora, siamo in tonalità di do settima, ok? Passo un pochino. Ora, quali sono le due pentatoniche di riferimento? La pentatonica maggiore, quindi e la pentatonica minore. Ok, quindi vado a sovrapporre visivamente, visualizzo entrambe le scale. Suonava così. Ora, che cosa ho fatto? Ho fatto pezzettino di pentatonica maggiore, sesta, tonica, seconda maggiore, seconda che va al mi bemolle, che è la terza minore. Quindi proprio in questo momento sto cambiando dalla maggiore alla minore, spostandomi semplicemente di un semitono, che è la cosa che vi consiglio di fare quando volete suonare entrambe le scale. Quindi spostarvi il meno possibile. Poi, dalla terza minore, quindi dal mi bemolle, vado a tirare alla quinta, che fa parte di entrambe le scale, quindi in comune. Torno alla terza minore, tonica, quinta, questa volta ho preso sulla seconda corda, settima minore, pentatonica maggiore. Vedi, anche qua in questo caso ho fatto lo stesso passaggio, minore, questa volta al contrario, minore, maggiore, quindi settima. Questa volta ho suonato la quarta, che fa parte della pentatonica minore. E poi sono risalito con la pentatonica minore. In questo video avrei voluto parlare anche dei modi all'interno del blues, ma siccome rischierei poi di fare un video troppo carico di informazioni e non vorrei
che si facesse confusione. Ho deciso di farne uno a parte dedicato solo per i modi all'interno del blues, come sfruttarli e come utilizzarli. Oltretutto, se voi cominciate a miscelare la scala pentatonica minore e la maggiore, ottenete molte volte lo stesso effetto che otterreste miscelando una scala modale con una scala pentatonica. Quindi cominciate ad applicare bene questi concetti di cui vi ho parlato qua. E poi metterò in scaletta il blues modale nei prossimi sondaggi della settimana. Anche per questo video è tutto, io ti ringrazio come sempre per avermi seguito fino alla fine. Fammi sapere naturalmente nei commenti cosa ne pensi, se hai trovato il video utile o perlomeno interessante, se conosci dei blues che contengono alcuni degli argomenti che ti ho spiegato oggi, quindi le sostituzioni armoniche, quindi come ampliare la parte armonica del blues, o le pentatoniche maggiori che si sovrappongono alle minori. Vai a visitare la mia pagina di Instagram, ricordati di andare a votare nel sondaggio settimanale nella sezione community. Io ti ringrazio, ti saluto, ti mando un abbraccio e a presto. Ciao, buona musica!